Noi continuiamo il nostro giro e incontriamo un maestro degli infioratori di Genzano. Beh, siamo appena arrivati a Taurianova. Io chiedo sempre come siete stati accolti. Non ho parole. Veramente un'accoglienza molto molto calorosa, ottima accoglienza, veramente. Sicuramente vi aspettavano perché Genzano, ecco, gli infioratori di Genzano sono, è una storia che hanno alle spalle e comunque annoto tutto dagli infioratori di Genzano è partito. Sì, annoto è partito parecchi anni fa con un gruppo di mezzi infioratori genzanesi che sono andati giù, diciamo, a fare un po' da apripista per loro, quindi iniziare a imparare, diciamo, l'arte dell'infiorata, anche se poi loro giustamente hanno sviluppato un loro stile del tutto particolare. E questo può essere di buon auspicio, essere qui a Taurianova alla quinta edizione dell'infiorata. Perché no? Sicuramente, perché uno parte sempre da un qualche cosa, poi magari se ne appropria e lo trasforma secondo i suoi gusti, secondo il territorio, insomma tante cose possono poi variare e fare infiorata caratteristica di quel posto. Genzano quanti anni ha di storia di infiorata? 145 anni. Quindi la storia. La storia. E oltre la storia, io scusatemi se sono un po' forse presuntuoso, la mia famiglia sono esattamente 98 anni che partecipa all'infiorata di Genzano. Quindi appunto l'ho chiamata maestro. Ecco, io ormai la nostra storia di Genzano si basa molto su questo discorso del tramandare le infiorate per varie generazioni e cerchiamo di continuare a portare avanti questa tradizione. È un culto. È proprio un culto per quelli di Genzano essere infioratore. Ma culto, non so se chiamarlo proprio così, con questa cosa così altisonante. Diciamo che è una tradizione abbastanza sentita, molto sentita, e visto che è così antica, così radicata nei costumi, nella società del nostro paese, si cerca di portare avanti la tradizione e insieme alla tradizione ovviamente la storia del nostro paese. Bene, parliamo di Taurianova, dell'infiorata, quale bozzetta avete presentato? Allora, noi quest'anno abbiamo due bozzetti, ne abbiamo uno che rappresenta, diciamo, il Colosseo in Roma in particolare, con il gladiatore, figura principe del Colosseo, quindi è un qualche cosa della nostra zona, della nostra terra. Poi invece abbiamo qui una rappresentazione di Taimajal. Ovviamente un po', come dire, un po' rivista e corretta nel nostro modo di vedere i tappeti. Infatti abbiamo il Taimajal, diciamo, come costruzione, però che si specchia in una forma del Taimajal un po' trasformata in tappeto barocco, e i tappeti barocchi sono uno degli elementi fondamentali della nostra infiorata. È stato posizionato il bozzetto, che anche qua ci vuole un'arte, perché se non viene posizionato bene è il primo step per lavorare. Sì, quello indubbiamente sì. Per adesso, diciamo, abbiamo fatto la stesura dei pezzi, adesso poi man mano cominceremo a riempirli e a lavorare. E noi vi auguriamo buon lavoro, ma ci rivediamo dopo. Ok, la ringrazio e a più tardi.